Amici del canale Lupus in Game, buongiorno a tutti e ben ritrovati dal vostro Lupus. Oggi, visto e considerato che siamo ormai all'inizio, aprendo le porte al mese di giugno, che è quello che consacrerà l'inizio dell'estate, forse finalmente un'estate un pochettino più easy, come si dice per l'appunto da queste parti, un pochettino più tranquilla rispetto alla precedente, che è stata un incubo un po' per tutti quanti, ho deciso di, diciamo, aprire una sorta di rubrica off topic con un argomento. Ogni settimana vediamo se ci riusciamo a mantenerla. Dipenderà ovviamente dal vostro feedback e da ciò che mi direte voi, ovviamente. E oggi il tema che tratterò, che potrebbe anch'esso diventare una sorta di serie, è un tema che relativo a delle domande che mi sono sempre state fatte nel corso di questi anni di attività videoludica sul canale. Molti di voi sanno, ovviamente, che io vivo in Inghilterra ormai da parecchio tempo. Sono quasi 8 anni che vivo in Inghilterra. E quindi molti di voi sono sempre stati, diciamo, meravigliati dalla, o affascinati magari dalla cosa, e mi hanno chiesto diverse volte: ah, ma come fai? Come hai fatto a decidere? Come mai? Insomma, cosa ci vuole per vivere in Inghilterra? Se volessi fare questo passo, eccetera, eccetera. Ma chi te l'ha fatto fare? Insomma. Tante belle domande che hanno trovato sempre delle risposte, tra virgolette, sommarie, perché ovviamente erano domande che mi venivano poste durante una live, quindi sai com'è. Impegnato in una cosa, magari davo delle risposte, sì, diciamo essenziali e meno dettagliate. Oggi invece tratteremo l'argomento con un po' più di serenità, qui sedendoci attorno a un bel tavolino, ci facciamo una bella chiacchierata e rispondo a la domanda principale che mi viene fatta generalmente è: ma come mai hai scelto di vivere proprio in Inghilterra? Partiamo dal presupposto che prima di prendere una decisione del genere nella vita ci vogliono sempre delle motivazioni. C'è sempre un qualcosa dietro. Non è che uno la mattina si sveglia e dice: va bene, vado a vivere in Inghilterra. No. Dietro si sono nascoste, si sono presentate, o più che nascoste, no, perché non si è nascosto proprio niente, si sono presentate delle necessità, delle motivazioni che mi hanno spinto per l'appunto ad intraprendere un giorno questa bella strada o a pensare anche di intraprendere questa strada. Diciamo che le cose in Italia dal punto di vista lavorativo, è perché quello è la motivazione principale, ragazzi, proprio ve lo dico papele papele. Dal punto di vista lavorativo, le condizioni erano e sono tuttora pessime. Ma pessime, pessime per quanto riguarda la gestione, pessime per quanto riguarda il rapporto umano, pessime per quanto riguarda le condizioni economiche. Insomma, pessime, proprio la parola pessima, è proprio racchiusa in tutte queste belle situazioni. Io lavoravo in un'azienda privata. Nella vita ho fatto sempre tanti e tanti lavori, ok? Non mi sono mai, tra virgolette, posto il problema di sporcarmi le mani. Ho sempre fatto dei lavori abbastanza, come dire, particolari. Ad alcuni l'ho raccontata questa cosa durante una live. Da quando ero alle scuole superiori, io ho sempre lavorato. In estate, mentre gli altri andavano al mare tutti i giorni, io andavo a lavorare il pomeriggio e andavo a fare il portapizza. Iniziavo alle 6 del pomeriggio, finivo a mezzanotte, ok? E poi dopo la mezzanotte, ovviamente, con la paghetta che mi prendevo, me ne andavo a sputtanare tutta quanta in discoteca con gli amici, ok? Però era una soddisfazione personale il fatto di avere una propria entrata, ok? Ma su questo non ci dilunghiamo molto. Quindi ho fatto diversi e svariati lavori. L'ultimo in particolare, che ho iniziato all'età di 27 anni, quindi all'indomani della mia, diciamo, del mio congedo da militare volontario nell'esercito, per l'appunto, è stato un lavoro che mi ha, tra virgolette, logorato dentro, logorato sia psicologicamente che proprio internamente, perché ero arrivato a raggiungere un culmine di nervosismo e stress che, ragazzi, non lo auguro proprio a nessuno. Ma probabilmente molti di voi hanno provato o provano in questo momento la stessa identica sensazione. E allora mi sono detto: perché continuare in questa maniera? La paga fa schifo, vengo sfruttato, trattato di merda, ho una certa età,
non ho le basi per potermi creare una famiglia, perché non mi stanno dando le basi per potermi creare una famiglia, a meno che non me la devo creare con le pezze al culo, tra virgolette. Allora mi sono detto, sai che c'è? Cominciamo magari a pensare un attimino ad un'alternativa netta, ad uno stacco proprio radicale. E quale poteva essere lo stacco radicale? Sentivo molto spesso di gente o qualcuno che aveva provato l'esperienza all'estero. Molti di questi sono ritornati dopo un periodo di un anno, un paio di anni, altri invece si sono mantenuti in pianta stagna. Io l'inglese, diciamo, più o meno lo masticavo già, perché venivo da una preparazione classica, insomma l'inglese lo studiavo quelle 4-5 ore, poi l'ho fatto anche all'università e quindi mi piaceva anche come lingua, e quindi mi sono detto, perché non provare magari un'esperienza in un paese dove si parla la lingua inglese, che tra virgolette, ragazzi, la lingua inglese si parla ovunque tranne che in Italia. E allora ho cominciato a pensare a qualche, diciamo, possibilità di emigrare proprio all'estero e di andare a provare questa bella esperienza di vita, per vedere un attimino, a confrontare le situazioni lavorative e ambientali. E allora all'inizio ho pensato un attimino alla Norvegia, perché la Norvegia all'epoca veniva considerata come una nazione molto ricca, dove c'era un tasso di disoccupazione ridotto veramente ai minimi termini, dove c'era una qualità della vita molto buona. Però sai, la Norvegia, ho detto, la Norvegia, ghiaccio, fa buio tutto praticamente tutta la settimana, c'è in inverno hai la luce 3 ore al giorno, dico, mi pare un pochettino eccessivo. Invece perché non pensare proprio al luogo dove ha origine questa lingua inglese? Perché non pensare proprio all'Inghilterra? E allora da lì ho cominciato a scervellarmi un attimino, ad investigare, ad indagare su quali potessero essere le condizioni per poter andare a vivere in Inghilterra. Allora mi sono iscritto in gruppi, perché ovviamente quello che dovete fare è iniziare a informarvi, no? Mi sono andato a iscrivere su gruppi di italiani in Inghilterra, italiani all'estero, eccetera, eccetera, e confrontare e ascoltare, leggere quello che, diciamo, si dicevano, i commenti, i post, eccetera, eccetera, sulla vita che affrontavano in quel paese, su come poter andare in Inghilterra, cosa potesse servire per andare a vivere in Inghilterra, eccetera, eccetera. E allora da lì iniziai ad intraprendere questo discorso con la mia attuale compagna. All'epoca vivevamo per l'appunto tutte e due in Sicilia. La mia compagna era in cassa integrazione, io ero praticamente in condizioni psicologiche disperate. E allora abbiamo cominciato a fantasticare su questa cosa. Piano piano questa fantasia diventava sempre più un concetto ormai quotidiano, un pensiero ormai quotidiano. E allora abbiamo detto, sai che c'è, visto considerato che comunque l'inglese lo dobbiamo un attimino affinare, la mia compagna con l'inglese era completamente bianca, ho detto, andiamoci a prendere un professore privato e magari vediamo se ti piace o ci piace un attimino la lingua, visto che lui è madrelingua. E ci siamo, come dire, mossi in tal senso inizialmente, per preparare un attimino il terreno. Abbiamo iniziato questo corso, che oggi vi sconsiglierei vivamente, perché ragazzi, l'inglese, come tutte le lingue, si imparano sul posto, con la sopravvivenza, con la necessità di dover imparare. Quindi corsi, cose, sono solamente delle perdite di tempo, dove vi insegnano solo l'ABC, ma con l'ABC, ragazzi, vi mancano le altre 17 lingue, 17 lettere dell'alfabeto, quindi non andate da nessuna parte. E quindi iniziamo questo cammino. Poi ci siamo detti, ma perché non andare a fare un viaggetto perlustrativo per capire bene di che cosa stiamo parlando? Perché vista dalle fotografie, vista dai video, vista per sentito dire, potrebbe anche magari non piacerci, no? Nella realtà, vivere, assaporare un attimino questa realtà. E allora siamo andati per 11 giorni a farci un bel viaggettino in Inghilterra. Siamo andati proprio in una zona che ci aveva consigliato per l'appunto il professore di inglese, che veniva proprio da quell'area, che ci aveva parlato benissimo, strabenissimo di questo posto, un luogo tranquillissimo, un luogo dove ci sono tante possibilità di lavoro, insomma tanta, come dire, possibilità di intraprendere un cammino, eccetera, eccetera. E allora andammo in questo posto, questa cittadina si chiama Exeter.
Siamo stati lì per una decina di giorni, abbiamo girato un po' e vi devo dire, ragazzi, che l'impressione che abbiamo avuto, il contraccolpo che abbiamo avuto è stato proprio impressionante, ma impressionante in positivo, ok? Siamo rimasti esterrefatti, siamo rimasti colpiti dal modo di vivere, dalla, diciamo, dalla civiltà, tra virgolette, dalla velocità nell'affrontare le cose e nell'efficienza di servizi, di tutto quello che è, sono, tra virgolette, le basi di una nazione che funziona, ok? Una nazione che va alla grande, che va a manetta. E poi ci siamo ritrovati in questo luogo dove praticamente abbiamo detto, abbiamo fatto confronto poi con l'Italia, abbiamo detto madonna mia, qui siamo con il giorno e la notte. Però ovviamente un conto è andare con, diciamo, la mentalità del turista e affrontare la situazione, l'ambiente da turista, e un conto ovviamente è andare a vivere in questo posto. Considerate anche che ci siamo andati nel mese di agosto, ok, quindi il clima ancora in Inghilterra permette, ci consente un paio di giornate di quelle molto easy, molto simpatiche, e allora lì ci siamo detti, ma c'è questa bella aria fresca, questi 22-23 gradi, troviamo benissimo, fantastico il posto, pulito, tante belle località, tante belle cose da vedere, eccetera, eccetera, e allora ci siamo, tra virgolette, innamorati. Quando io salì sull'aereo per ritornare a casa, io avevo le lacrime perché dissi, io in questo posto ci ritorno e ci ritorno per viverci. Questa promessa che fece la mia compagna in aereo, un anno dopo si trasformò in concretezza. Abbiamo però optato per iniziare ad intraprendere la nostra vita in una città un pochettino più grande, una città un pochettino più affermata, perché Exeter effettivamente era un paesino, ok? Quindi le possibilità lavorative potevano non essere quelle, diciamo, tanto grosse quanto in una città più grande. E allora abbiamo sondato il terreno per due città in particolare, una era Manchester e l'altra era Bristol, e abbiamo visto effettivamente che Londra l'avevamo scartata a prescindere, perché Londra, ragazzi, è una città troppo, ma troppo internazionalizzata, una città dove non si vive l'Inghilterra vera e propria, ed è una città troppo costosa, dove c'è necessità di trovare un lavoro che ti dia una paga veramente talmente tanto alta da poter evitare di vivere in un tugurio, perché altrimenti, credetemi, sareste costretti a vivere in condivisione con altre persone per lungo tempo, e vi posso garantire, perché l'abbiamo vissuta noi in primis, non è una fantastica esperienza, perlomeno non è un'esperienza che vuoi portare fino ai tuoi 100 anni. E poi ovviamente non ne vale la pena, perché economicamente non riuscirai mai a guadagnare talmente tanto, a meno che non vai lì come un ingegnere o come un non so quale tipologia di professionismo, di professionalità dovresti avere. Insomma, quindi se vai lì per fare le prime esperienze, credimi, soffri parecchio. E allora abbiamo detto Bristol, Manchester, il sud-ovest dell'Inghilterra, perché qui in Inghilterra funziona al contrario, il sud è ricco, il nord un pochettino più povero. Il sud-ovest in particolare è ricchissimo, quindi la zona dove siamo noi in questo momento è un'area veramente molto ricca, è talmente ricca che per esempio qui a Bristol ha la sua moneta personale, ha il Bristol Coin, quindi questi si creano la moneta loro, cioè non si sono coniati la loro moneta, vi ho detto tutto, quindi immaginate, diciamo, la ricchezza che si ha in quest'area. E allora abbiamo detto Bristol ci piace, da sul fiume andiamo a vivere a Bristol. Cosa ci serve? Ci serviva per andare a vivere a Bristol? Ci siamo scapellati praticamente per trovare un'abitazione, perché ovviamente dall'Italia non è che c'è qualcuno, qualche cretino pazzo che ti dice va bene, sì, io ti metto la casa a disposizione, quando vuoi venire vieni. Sti cazzi, tu devi essere lì sul posto e avere quindi e delle documentazioni che attestano che tu sei lì per stare, non sei lì per vagabondare, ok? Allora la prima cosa da fare era trovare qualcuno, sempre in questi gruppi, che affittava stanze,
o che affittava delle case che ti potesse dare, tra virgolette, quell'input necessario per poter vivere in Inghilterra, iniziare a vivere in Inghilterra. Un tetto lo devi avere, necessariamente. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato una persona italiana che ci è venuta incontro e ci ha offerto la possibilità di poter stare per un periodo breve, il tempo di trovare dunque una sistemazione a casa sua, quindi in condivisione con altre persone. All'inizio non avevamo possibilità di poter scegliere diversamente, quindi abbiamo intrapreso questa, abbiamo accettato e quindi abbiamo iniziato questa cosa. Arrivati lì, ovviamente, ragazzi, il contraccolpo psicologico chiaramente è d'impatto, è molto diverso, perché non sei più in vacanza, sei lì per trovare lavoro, sei lì per sistemarti, sei lì per vivere, quindi necessariamente ti devi muovere per iniziare a trovare una tua collocazione, un qualcosa per iniziare, quindi ti devi andare ad immergere in quella realtà al 100%, non sapendo ancora, meraviglia, la lingua, non avendo quella fluidità, quella, come dire, padronanza, no? E che ti mette quindi, ed è quindi una situazione che ti mette un attimino in soggezione. Quindi lì inizi tu a pensare, qui mi devo cominciare a dare una mossa. Coccolato da mamma, coccolato da nonna, coccolato da zii, coccolato da quello, coccolato da quest'altro, ti trovi adesso invece a vivere totalmente con le tue, diciamo, potenzialità, le tue capacità, ok, qui che le devi mettere in mostra. Perché sei in una nazione che ti sta al momento ospitando, non sei a casa tua ancora del tutto, e sei in una nazione dove tu stai dicendo: io sono venuto qui per vivere e per lavorare. Quindi chiaramente te le devi guadagnare queste cose. Al di là di tutto c'è una questione burocratica da dover affrontare, ovvero il cosiddetto National Insurance Number, che sarebbe il codice fiscale inglese a tutti gli effetti, ed è la carta, quel numero che ti mette nella società inglese, che attesta che tu sei lì, che hai una residenza in quella nazione, e che quindi è quel numero che ti consente e ti dà la possibilità di poter essere assunto lavorativamente da chiunque. Ok, senza di quello non si canta messa. Per ottenere questo National Insurance Number le procedure sono abbastanza semplici. Si va all'agenzia del lavoro, all'agenzia del lavoro si fa quindi richiesta, si dà una residenza e poi si deve fare una sorta di telefonata dove un qualcuno dall'altra parte della cornetta ti chiede determinate cose: nome, cognome, credenziali, dove che stai e perché sei venuto in Inghilterra, eccetera eccetera. Fatta questa telefonata, che vi sembra una cazzata, ma non è una cazzata, è una cosa dei 3 minuti, ma parli dall'altra parte con uno che ti parla in inglese, inizialmente, ripeto, tu non hai quella padronanza linguistica tale da poter rispondere al 100% su tutte le domande che ti fa, e tra le altre cose, parlare tramite il telefono non è la stessa cosa di parlare vis-à-vis, ragazzi, vi posso garantire che la comunicazione telefonica con un interlocutore che parla una lingua che non è la tua non è facile. Tra altre cose, loro, anche se tu gli dici potreste per favore parlare un pochettino più lentamente, ti dicono sì, ma continuano a parlare con la loro velocità e con il loro tono. Cioè, non è che ti dicono yes you are, no, loro ti chiedono you did a birth. Che cazzo ha detto? You did a birth. E poi io all'inizio non avevo capito che era la data di nascita, la tua data di nascita. Quindi lui che cosa diceva? Io gli facevo sorry, I don't understand. E quindi la classica risposta è sorry, I don't understand. Quello ha detto your birthday. E mi ha cantato pure la canzoncina al telefono. Na, 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 na. Ah, yes, now I understand. Allora io mi ero preparato ovviamente alle risposte ed ero abbastanza, come dire, ferrato su quella cosa. 20 January 1982. That's okay. Non gliel'avevo detto così velocemente all'epoca, proprio come sei un robot. Fatta questa telefonata, devi aspettare un paio di settimane prima dell'arrivo a casa, dove sei residente, perché ovviamente te lo mandano lì, di questo documento che sancisce finalmente il tuo ingresso ufficiale dentro la UK. Allora, come si va intanto, prima parentesi, all'epoca ancora, prima della Brexit, in Inghilterra si poteva andare anche con la carta d'identità. Io all'epoca avevo la carta d'identità, non avevo ancora il passaporto, né io né la mia compagna. Quindi andiamo con la carta d'identità. Oggi è impossibile. Oggi o hai il passaporto o bye bye. Ok? Quindi per informazione.
chiusa questa parentesi di National Insurance Number, troviamoci il lavoro. Quindi cos'è, come diciamo a fare? Stampiamo 200.000 curriculum e la cosa che ti dicono tutti gli italiani quando sei in Inghilterra è: devi girare, gira e lascia il tuo curriculum ovunque. E dov'è che ti dicono di cominciare? Comincia dalle pizzerie, comincia dai ristoranti, comincia come cameriere, comincia come lavapiatti, eccetera, eccetera. Premesso che io, quando partii per l'Inghilterra, ero disposto a fare di tutto, anche pulire per terra. Quando noi arriviamo in Inghilterra, quello che ci fu detto inizialmente è: ma non è che potete ambire o aspirare a chissà quali cose. All'inizio dovete necessariamente fare lavoretti così, lavoretti molto umili. Io dissi: a me non me ne frega niente, l'importante è trovare il lavoro, anche perché trovando il lavoro cominci a fare curriculum. Anche solamente fare il volontariato in UK, credetemi che fa curriculum. E il curriculum qui non è come in Italia, una carta dove ci si puliscono il deretano. No, qui il curriculum ha un senso, ok? Dove non è necessario, a differenza dell'Italia, e qui attenzione perché entriamo in un argomento molto interessante di cui penso che parleremo la prossima volta, visto che abbiamo fatto già 20 minuti di video. Non chiedono fotografie? Non hanno necessità di sapere se sei bello o brutto. Non gliene frega un cazzo. Non vogliono nemmeno a stento, vogliono sapere quanti anni hai. Perché qui in Inghilterra l'età per lavorare non conta un cazzo. Se tu sei bravo e capace, lavori. Se tu non hai voglia di fare niente, non lavori. Non lavori, non campi. Non campi, te ne torni a casa tua. È molto, molto semplice. Io cominciai, ragazzi, a girare, a cominciare a mandare curriculum online, curriculum per mano, andai nei ristoranti, andai nelle pizzerie. Un'altra cosa che vi consiglio assolutamente di non fare è andare a dare il curriculum ai nostri concittadini. Perché l'italiano, è vero sì che quando è all'estero è un po' più solidale, ma l'italiano come te però lo è. L'italiano invece che già è lì in pianta stagna e che ha il suo bel lavoretto e si è creato il suo bel giardinetto con il suo bel ricintino, tende ad essere un po', per non dire testa di cazzo, vorrei riferire essere un pallone gonfiato. Si crede una persona al di sopra di tutto il resto del mondo. E quindi ti guarda con quella faccia o con quell'atteggiamento da... Guarda qui che c'è un altro ovuncolo. Ma vattene a casa, va. Tu vuoi fare che cosa? Mi è capitata questa cosa. Allora, non tutti sono così. Però inizialmente, credetemi, mi sono trovato più di fronte ad italiani stronzi che ad inglesi stronzi. Gli inglesi, anzi, tutti gentili, pronti ad aiutarti. Gli italiani pronti a schiacciarti. Inizialmente questa è stata la mia esperienza. Portai il curriculum in diversi ristoranti italiani, tutti quanti a dire al solito: ma hai esperienza? Ora io dico: porco cazzo, scusatemi la brutalità, se io vengo qui in Inghilterra e ti sto dicendo che sono appena sbarcato in Inghilterra e ti sto dicendo che sto cercando lavoro e ti sto dicendo che sono disposto anche a fare le pulizie, ora dico: hai bisogno di uno che fa le pulizie che abbia esperienza? Sei completamente fuori. Sei completamente fuori. E allora, dov'è che ho trovato lavoro, signori? Grazie comunque ad un italiano. Ad un italiano, un ragazzo che conobbi tramite il gruppo del calcetto, perché questa è una cosa fondamentale, ragazzi. Inseritevi già nei gruppi. Fatevi conoscere, parlate di voi, dite ai gruppi comunque sia italiani, inizialmente perché chiaramente non conoscendo la lingua, che siete appena arrivati, che siete magari in cerca di lavoro e che avete bisogno di alcune informazioni, di alcuni, diciamo, aiuti per poter trovare qualche tipologia di lavoro. Ci sono questi gruppi, sono in ogni dove, ci sono soprattutto in ogni città e quindi vi posso garantire che sono molto ma molto utili. Tramite questo gruppo io entrai nel gruppo del calcetto, perché da buon italiano si entra subito in tema calcistico, si va nel calcetto. Allora conobbi questo ragazzo che mi chiese che lavoro facessi in Italia, che lavoro quindi facevo in Italia e che ero disposto a fare, perché nell'azienda dove lavorava lui cercavano personale. E io gli dissi che facevo questo, questo e quest'altro. Mi disse: va bene, allora facciamo una cosa, ti faccio fare un colloquio
erano passate, attenzione, 2 settimane. Ti faccio fare un colloquio per questa azienda. Questa azienda, signori, è la Airbus. Appena io intesi nel mio orecchio la parola Airbus, rimasi così. Senza contare tra le altre cose che non era la prima offerta che mi fu, la prima proposta che mi fu fatta, me ne furono fatte anche un altro paio di proposte, sempre da persone, da ragazzi italiani che conobbi nel gruppo, che lavoravano per delle aziende di un certo tipo. Alcune anche come per la Ignis, se non sbaglio, vabbè, un'azienda comunque sia che crea elettrodomestici, queste cose qui. E io optai comunque sia per la Airbus. Allora ragazzi, partiamo innanzitutto da una cosa, così concludiamo il video di oggi con questa breve esperienza, l'esperienza dell'assunzione al posto di lavoro, quindi il colloquio. Come affrontai il colloquio? Mi fu detto, mi fu consigliato da alcune persone che avevano già avuto esperienza, che quando tu vai a fare un colloquio in Inghilterra, per sbolognarti tutta una serie di domande che ti potrebbero fare, per metterti quindi sull'angolo e sfondarti a pugni, tra virgolette, perché poi ti arrivano pugni in faccia quando ogni domanda ti fanno e tu non sai rispondere in lingua inglese, tu devi chiedere a loro di parlarti della loro azienda. Non c'è cosa migliore che si possa fare quando sei in un colloquio di lavoro in Inghilterra, perché loro sono talmente orgogliosi di quello che fanno e del luogo dove lavorano, che i manager in particolar modo sarebbero disposti a parlarti della loro azienda per 3/4 d'ora. E così fu. Signori, io affrontai il colloquio in Inghilterra alla Airbus, dove ho fatto parlare loro per 40 minuti, io calando la testa, capendo al massimo l'8% di quello che mi stavano dicendo, e le uniche domande che mi avevano fatto erano domande a cui ero già preparatissimo. Cosa facevi prima in Italia? Oppure, quello che ti abbiamo detto corrisponde più o meno alle tue, diciamo, esperienze lavorative che hai avuto in Italia? Yes. Signori, stretta di mano, le faremo sapere. Non è passata neanche una settimana, mi hanno ritelefonato, mi ha richiamato il, all'epoca era il mio supervisor, oggi il mio team leader, tra virgolette, l'area. Io ho controllo un'area, lui ha tutta la, lui controlla le aree, ok? E mi disse al telefono: "Guarda, puoi iniziare, quando puoi iniziare a lavorare?". Ragazzi, chiudo il video dicendovi: voi non avete idea la contentezza, la felicità, la soddisfazione, la realizzazione che io provai quel famoso 8 dicembre del 2013. Fu fantastico. Di questo ed altro parleremo, se vi va, nel prossimo video off topic. Pollicione in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanellina per non perdere i prossimi episodi e fatemi sapere la vostra. Da Lupus in Game è tutto, ci vediamo alla next. Ciao!